Have a nice week. Lucetti. Negli ultimi tempi mi è capitato di sentirmi risucchiata spesso in quel vortice di insicurezza e dubbio pazzeschi, quando veramente non credi più di potercela fare. E sicuramente mi è capitato in passato, ma mai come ora, mai in maniera così intensa. A mia discolpa posso dire che ultimamente mi sono trovata a dover gestire situazioni nel mio lavoro un pochino inaspettate, ma questo non dovrebbe essere una giustificazione, anzi, proprio per riuscire a trovare la soluzione a tutti i pensieri e le sfide che mi trovo a dover affrontare, è importante che riesca a credere in me stessa più che mai. E come sempre faccio quando ho pochissimo tempo e devo assolutamente riprendermi dalla mia sbornia da insicurezza, ho deciso di dare un'occhiata su internet e di cercare qualche frase, qualche video che potesse in qualche modo tirarmi in qua. E ho trovato uno splendido suggerimento da parte di John Gordon che dice: dobbiamo imparare a parlarci di più e ad ascoltarci di meno. Sulle prime ho pensato, questo sembra abbastanza l'opposto di quello che nel mondo della crescita personale ci invita a fare. E invece, approfondendo il concetto un pochino di più, ho capito che era proprio quello che mi serviva in quel momento. Quante volte continuiamo ad ascoltare i nostri pensieri, le nostre convinzioni e quella vocina dentro la nostra testa che continua a dirci che non ce la possiamo fare? E quante volte invece sarebbe molto più utile e costruttivo che cominciassimo a parlarci, comunicando a noi stessi quanto invece valiamo e quanto possiamo riuscire, qualunque sia la sfida che ci troviamo a dover affrontare. Uno degli esercizi che mi piace fare per riuscire a mettere in pratica il più rapidamente possibile questo esercizio consiste nel prendere un foglio di carta, dividerlo in due colonne e scrivere da una parte i pensieri più autodistruttivi che mi vengono in mente e dall'altra descrivere in poche parole una situazione che in qualche modo sfati quei pensieri autodistruttivi, e sicuramente troveremo sempre una situazione in cui ce l'abbiamo fatta e siamo riusciti ad affrontare la sfida che avevamo di fronte. Immagina di dover tirare sul morale di un tuo carissimo amico. Sicuramente non utilizzeresti la metà delle parole che pensi qui dentro nei tuoi momenti di maggiore insicurezza. Ok, se dovessi incoraggiare te stesso, come incoraggeresti un tuo carissimo amico in questo preciso istante? Quali parole utilizzeresti? Che cosa gli diresti? Pensaci e condividilo nei commenti qui sotto, perché non c'è modo migliore di crescere che farlo insieme. Ti è piaciuto questo video? Allora non dimenticare di iscriverti al canale e di condividerlo con tutti i tuoi amici. E se sei alla ricerca di ulteriori risorse per migliorare la tua vita, non aspettare un secondo di più e vieni a trovarmi su ceciliasardeo.it per accedere ad ulteriori strumenti pratici che condivido solo via mail. Fino al prossimo episodio, un grandissimo abbraccio di luce. Non sei ancora parte della Svolta School? Che cosa aspetti? Visita lasvoltaschool.com e unisciti alla prima scuola in Italia per la tua crescita personale.